Genitori rilassati, cercasi, edizioni Terra Santa. Fino a qualche istante fa avevamo la copertina del libro nel nostro LED, la mia guida pratica per crescere figli sereni, determinati e positivi senza drammatizzare. A firma di Andrea Gironda, insegnante elementare, pedagogista, padre di due figli che da 25 anni lavora nella scuola ed è in collegamento con noi questa mattina. Buongiorno Andrea, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Andrea, cari amici, insomma i libri nascono sempre da esperienze personali tante volte, anche questa è un'eccezione che conferma la regola, dunque Andrea potremmo dire che l'ispirazione di questo libro viene da una bravata di tuo fratello e dalla reazione della mamma? È vero, è così, è... il libro nasce da un racconto che sa un po' di un po' del passato, no? Perché era in occasione della festa di fine anno della scuola dove andava mio fratello, insomma erano le superiori, e dei ragazzi decidono di mangiare la torta del preside a sua insaputa, ovviamente, di nascosto, e al momento in cui il preside va a aprire la torta non trovano più niente, e quindi il preside ha dovuto chiamare a casa, mia madre ha risposto perché all'epoca le mamme erano casalinghe, quindi spesso stavano a casa, si presenta in presidenza e molla un sonoro schiaffo a mio fratello. Ho preso un po' spunto da questo racconto molto divertente, trasportandolo ai giorni nostri. Oggi i ragazzi riuscirebbero a fare una bravata del genere? Forse per ottenere qualche visualizzazione sui social, ma ne dubito. I presidi sarebbero così pronti da chiamare a casa, e come arriva il genitore in presidenza? Con l'avvocato per difendere i figli, per accusare la scuola che la torta non aveva lo scontrino? Insomma, sarebbe da vedere. Allora, questo racconto mi ha dato un po' l'ispirazione per fare un po' anche un confronto tra quella che era l'educazione che ho avuto io e di genitori molto pratici in certi versi e quello che invece vedo oggi nella scuola, dove dedico molto tempo non soltanto ai bambini ma anche all'ascolto delle problematiche familiari. E così nasce Genitori rilassati cercasi, che è appunto un invito, una speranza a crescere figli sereni e soprattutto con una genitorialità più consapevole, no, delle problematiche. Sono molteplici le sfide per un educatore, perché l'educazione di un figlio non è mai una scienza esatta, pertanto bisogna sempre un po' fare i conti con la realtà. Andrea, hai parlato di genitorialità consapevole, che in qualche modo parli di questa, ma nel libro parli anche di genitorialità reattiva. Quali sono le differenze e quali prediligere? Quale di queste due prediligere? Guarda, mia madre fu molto reattiva perché decise di prendere, di dare uno schiaffone, ma all'epoca c'erano anche le ciabatte, battipanni, lo zoccolo, ancora più, insomma, quella era una reattività molto pratica. Per reattiva intendo una genitorialità fatta di ascolto, di supporto, di amorevolezza, capace di affrontare le sfide quotidiane con delle strategie. La resilienza è un po' la parola chiave che dovrebbe un pochino muovere i genitori. Le sfide, come dicevo prima, sono molteplici e i genitori devono essere pronti. E qui diciamo possiamo parlare anche di genitorialità consapevole, perché bisogna essere consapevoli delle proprie difficoltà. Parliamo nel libro di bambini ma anche di adolescenti. I bambini hanno una reazione quando noi diciamo fai capricci, no? In qualche modo sfida
l'autorità genitoriale, mentre l'adolescente che trascorre più tempo con i propri pari rispetto alla famiglia è in uno stato di, così, di ribellione, no? Tipica di quell'età. E allora il genitore deve avere consapevolezza di sé, consapevolezza del proprio figlio, del proprio bambino adolescente e anche, io direi, anche la compassione, che è una parola talmente bella nel senso di entrare in una relazione empatica con i ragazzi. E diciamo che sia la genitorialità reattiva che consapevole in qualche modo si contemplano, e nel libro io provo a dare delle strategie e una guida pratica, dove la praticità sta nel cercare di affrontare ogni situazione, che nel libro se ne parlano di, sono 25 capitoli dove diciamo un po' tocco le problematiche di tutti coloro che hanno avuto a che fare con bambini o adolescenti. Senti Andrea, ma nel tuo libro non si trovano risposte. Sapresti spiegarci il perché? Ma io spero che qualcuno qualche risposta riesca a trovarla, più che altro degli stimoli di riflessione. L'educazione non è una scienza esatta. Infatti, diciamo, io dico a ogni genitore, ma lo dico anche a me stesso, che non c'è mai una scelta giusta, cioè, o meglio, forse ce n'era sempre una migliore della strada che abbiamo intrapreso, c'era sempre una strada migliore. Sono stato severo, forse era meglio essere più dolce, sono stato dolce, era meglio essere severo, insomma, non si sa mai qual è la scelta giusta, pertanto si fanno delle scelte di quello che uno riesce a sopportare, quello che uno riesce anche ad affrontare. È inutile porsi obiettivi di avere dei figli perfetti quando invece in realtà possiamo sbagliare, possiamo anche imparare dagli errori, correggersi, perché l'educazione è una continua sperimentazione, anche perché non è che per i miei figli può essere uguale per i figli di un Certo. altro. Ovviamente, diciamo, proprio e questa forse è la difficoltà, ma anche la parte più affascinante è quella di calarci, come dicevo prima, anche con l'empatia, con la compassione nel mondo dei nostri ragazzi, dei nostri figli. Il titolo del libro, lo ricordo, Edizioni Terra Santa, è Genitori rilassati cercasi. Titolo del libro, ma anche un appello, potremmo dire, ai papà e alle mamme affinché lo diventino. È possibile essere rilassati o si tratta di una specie in via Un'utopia. d'estinzione, a patto che sia mai esistita, Andrea? Ma guarda, il titolo è ambizioso, no? Perché punta a dei genitori rilassati. Diciamo che si è rilassati nel momento in cui si è felici e sereni, di poter crescere ed educare, i propri figli senza ambire alla perfezione. Tempo fa venne una mamma e mi disse: io sì, mia figlia deve studiare, deve imparare, però soprattutto io vorrei una figlia capace di fare e felice, senza, diciamo, porci degli obiettivi chissà quanto grandi. E allora questo è un po', diciamo, il rilassamento avviene quando uno sa di poter crescere i figli in modo sereno, lasciandoli anche liberi di seguire i propri sogni. Mi ha colpito, per esempio, durante l'ultimo Festival di Sanremo, che molti cantanti hanno ringraziato i genitori, la famiglia di appartenenza, fratelli, sorelle, proprio per averli supportati nel loro sogno. Questo è stato un bel messaggio anche educativo, no? Perché ci fa capire che poi in fondo sta tutto lì, cioè nella misura in cui noi riusciamo ad aiutare i nostri ragazzi a vivere la loro età e anche ad affrontare le sfide quotidiane, senza dimenticare che poi ognuno di loro ha delle risorse, ha delle virtù e queste bisogna lasciarle, bisogna fare in modo che vengano messe
che vengano valorizzate. È un compito anche della scuola quello di saper individuare i talenti e poi saperli scorgere, no, nell'oscurità del momento della crescita e lasciarli andare. Questo, diciamo, il rilassamento avviene nel momento in cui vediamo dei ragazzi sereni e tranquilli. Poi rilassati non si è proprio mai, perché insomma qualche esaurito è sempre in giro, però diciamo la misura in cui si è sereni di poter svolgere il proprio lavoro di genitore, di educatore in modo consapevole, ecco, di potercela fare serenamente. Allora Andrea, rilassiamoci qualche secondo perché andiamo in pubblicità. Tu resta con noi perché abbiamo ancora un altro paio di domande da farti, 30 secondi e poi ancora insieme. Grazie. Genitori rilassati cercasi, ne stiamo parlando con Andrea Gironda, maestro pedagogista, questo è il titolo del suo ultimo libro. Andrea, due domande, ecco, in conclusione. La prima è questa: quali sono i principali strumenti in mano ad un buon educatore? Diciamo che la partita si gioca soprattutto sul tempo. Questa è la prima cosa. Più tempo riusciamo a dedicare ai nostri ragazzi e più entreremo in relazione con loro. Il tempo è importantissimo. Purtroppo viviamo in una società dove siamo un po' stressati, no? Ansiosi, soprattutto il poco tempo che si dedica ai ragazzi, ovviamente non per colpa diretta di un genitore, perché diciamo abbiamo famiglie dove lavorano entrambi, mamma e papà a tempo pieno, e di conseguenza il tempo che resta per dedicare ai figli è molto poco rispetto un po' alla mia età, in cui invece, come dicevo prima, molte mamme erano casalinghe, riuscivano a dedicarci più tempo. Diciamo sta tutto lì nel tempo, che poi un tempo che si traduce in ascolto, ovviamente, perché dobbiamo fermarci a parlare con i nostri ragazzi, a cercare di dedicare loro un ascolto attivo, come anche, dicevo prima, obiettivi realizzabili, porsi degli obiettivi realizzabili, qualcosa dove un genitore non deve ambire appunto alla perfezione, ma semplicemente cercare di valorizzare i propri figli, quindi il tempo, l'ascolto. E poi io non dimenticherei anche l'ironia, perché è una dote che serve sempre nella vita, e molto spesso anche con i genitori, quando vengono a parlare con me, innanzitutto bisogna un po' sdrammatizzare alcuni aspetti, cercare di innanzitutto di porre un sorriso, di rilassarci dicendo soprattutto una cosa buona all'inizio, per poi affrontare serenamente i problemi. L'ironia è qualcosa che a volte fa anche la differenza, no? Cercare sempre di avere leggerezza. Io trovo molti genitori pesanti, pieni di sensi di colpa, perché poi, ecco, la mancanza di tempo ovviamente genera il senso di colpa, perché uno si rende conto di non aver dedicato il proprio tempo ai figli, di conseguenza c'è la frustrazione, lo stress, insomma, è un circolo vizioso che purtroppo manda in tilt molte volte, diciamo, la sfera genitori-figli, il Senti rapporto genitori-figli. Andrea, Il allora tempo, sicuramente il tempo è l'arma più importante. per chiudere, prima parlavamo di consigli pratici, allora ti chiederei di aiutare noi genitori un po' a suggerirci qualcosa, un paio di cose sul cosa si può dire e sul cosa si può fare. Almeno speriamo oggi di risolvere qualche problema in maniera un po' più rilassata. Ma guarda, cosa si può dire? Io penso che per i genitori è importante parlare anche con altri genitori, parlare anche con altre famiglie, parlare con la scuola, perché non si arriva mai ai grandi risultati da soli, si arriva sempre insieme agli altri. Questa è un po' una mia filosofia di vita, soprattutto nel momento in cui cerco di
sempre di avere un confronto costruttivo. È importante che le famiglie facciano questo, è importante che si dia spazio, lo deve fare la scuola, lo devono fare anche le realtà religiose, la Chiesa soprattutto deve dare anche in questo senso il suo contributo. Non lasciare soli, questa è la prima cosa. Io ho scritto questo libro proprio ai genitori, Lasciati cercasi, nella speranza di mettermi in dialogo con le famiglie, cercare di poterle aiutare. E cosa dire? Non è mai, non si sa mai veramente qual è la strada giusta, perché c'è una ricetta personale per ognuno. Senti Parlare, Andrea, quello scusami, mi è veniva in mente quello. la battuta di Lino Banfi, un medico in famiglia, una parola è troppe, E due due sono sono poche, poche. nonno libero. È vero. Parlare, io dico sempre anche ai genitori, bisogna parlare, ma non rimbambire i nostri figli con mille raccomandazioni, mille. No, c'è cioè, un parlare efficace, ecco, che non sia dispersivo. E cosa fare? Cosa fare? Conoscerci, continuare, perché ogni età della vita ha una sua relazione, una sua dinamica. Per esempio, nel libro c'è anche un capitolo per i nonni, i nonni sono genitori e nonni, quindi a loro volta devono fare i genitori, anzi, non dovrebbero più fare i genitori, ma solo i nonni. È un rapporto molto, molto bello, ma a volte anche un po' insidioso. Pertanto, diciamo, per educare un figlio ci vuole un villaggio, dice un proverbio africano, e qui dobbiamo dare un po' tutti il nostro contributo, non lasciare soli i genitori e aiutarci, insegnanti, educatori, nonni, un po' tutti, insomma, dobbiamo dare il nostro contributo. Andrea Gironda, grazie di cuore per essere stato con noi. Ricordiamo il titolo del tuo libro, Terra Santa Edizioni, Genitori rilassati cercasi, la mia guida pratica per crescere figli sani, determinati, sereni, determinati e positivi senza drammatizzare. Ecco, ora qui la copertina. Ti ringraziamo per essere stato con noi, per le tue istruzioni, per i tuoi consigli e ti aspettiamo al prossimo libro, perché è tradizione, cioè, Grazie a Leo. voi, grazie di cuore, grazie e buona giornata a A tutti, te buon grazie. lavoro.